15 anni andai a lavorare in un cantiere a Venezia, qui in Rione Venezia, dove riparavano navicelli e facevo il ragazzo di bottega. I famosi navicelli, i barconi neri che ci caricavano merci e lì le riparavano. Allora io, per bisogno di lavoro, andai lì e cominciai a vedere questo lavoro e mi c'entrò la passione. Ci sono stato due anni, mi davano 500 lire la settimana, e scaldavo la pesce, insomma tutti i lavori potevamo fare, però il mio intento era quello di guardare come lavoravano, come facevano. Poi venni via e andai nella cooperativa San Marco di Facchini, però il mio pensiero era sempre quello delle barche. E allora, siccome avevo l'antina, che questa via era del mio nonno, sì, era del mio nonno, lui ci aveva un po' da due arnesi, insomma, manaccava un po', no? Che fosse. E allora dissi, via, voglio provare a fare una barchetta. Io avevo visto e basta, guardavo. Poi qualcosa domandavo a questi vecchi maestri d'arte e tutti mi dicevano, poi te lo dico, perché erano tutti gelosi. E allora io nel 69 feci la prima barchetta di 4 metri, come questa lì. Non venne precisa, non venne rozza, non venne rifinita, però la feci. E galleggiava tranquillamente. E di lì non mi fermò più nessuno. Cominciai a farne una più grossa, poi detti l'esame per essere autorizzata a costruire. Ah, perché ci voleva già un esame, I primi anni no, facevo, poi come facevo barche un po' più grosse ci voleva l'autorizzazione alla detti l'esame in capitaneria, avevo insomma la possibilità di andare anche a trovare dei libri, guardare un po', insomma, però da libri raccattavi poco, era tutta più la pratica. E, insomma, detti l'esame, poi autorizzato, mi c'è lì l'autorizzazione. E di lì cominciai, mi sono più fermato. Dal 69. Fino ad ora che siamo nel 2022. Ho fatto 103 barche. L'ultima creazione è quella lì. L'ultima è quella, poi non so se ne farò un'altra, insomma. Mercato ce n'è? Ci vuole il passionista, quello che appassiona al legno, quello che veramente ama il mare, perché chi ha la barca di plastica al mare non lo ama. Vogliono andare forte, fa presto ritornare e basta. Poi magari buttano a mare l'ancora senza le galla, perché tutti i marinai a quella maniera. Sì, ci sono. Mamma mia, mi è successo una volta di vedere. Qualcuno che fece proprio, si buttò l'ancora, non l'aveva legata. Ci sono. Tutta la orda nell'acqua, andando via. Tu no. Sei solo a lavorare queste cose? A Livorno sì, sono rimasto io solo, per ora. Perché a quanto la salute, la voglia, poi sa, lavoro ce n'è più come prima ora, insomma. Però io non un mondo, finché ho forza lavoro lì. Sono nato con legno e voglio morire con legno. La pesce si usava una volta con navicelli, ora con le barche no, si adopra lo stucco. Però il calafato è mettere la stoppa catramata tra una tavola e l'altra, perché non c'entri l'acqua. Fammi vedere. Quindi tra una tavola e l'altra, vedi c'è un commento qui, no? Tra una tavola e l'altra. Qui ci va messo un po' di stoppa, quando è nuova, quando il legno è sempre da attingere, perché così l'acqua non entra. La canapa con l'umidità ingrossa e rende ermetica la barca. Il calafate è quel mestiere, non ci deve essere nessuna affittazione. Questa villa l'ho fatta per i miei nipoti. Fra poi noi si metterà in acqua e ci vuole andare a miei nipoti. C'ho due nipoti, hanno 15 anni. Uno specialmente c'ha tanta passione alla pesca. E allora questa via è sua. Di dove sei? Ma io sono nato qui. In cantina.
prova per 4 ore, mi stai a fare un mese fa. Guarda là, l'ho visto, ma io sono prima di aver visto questa stagione lì, me lo sono immaginato. No, che guarda là, è ancora diluvia. Anche lì, guarda, vento, quasi trombe anche da lì. Vento. Di fare mi dai colpo di telefono lì. Poi ci ho trattati anche 50 euro della vitigliola. Vai, ciao. L'ultimo maestro d'ascia, vero? Per ora sì. Sei l'ultimo maestro d'ascia livornese. Guardate. Questa qui la comprai nel 73. La comprai nuova dal 73. Me la fece avere uno e faceva il rappresentante di un rivenditore di macchine fra Fornacette e Pontedera sul vialone lì. La fiala è più vecchia. Quella è più vecchia, quella lì la comprai in occasione. No. Comprai insieme alla sega, ma era già usata, avranzialo, però va.